Allora ragazzi, eccoci qua con un nuovo unboxing. Dunque, se vi ricordate l'unboxing del Galaxy Tab aveva, io ho detto, tre motivi. Questo qua ne ha due. Allora, che cos'è questo pacco innanzitutto? È un gioco per Wii che ho ordinato su un sito. Allora, e il primo scopo è dell'unboxing, è appunto fare l'unboxing e vedere che cosa c'è qua dentro. Il secondo scopo è una piccola guida su come comprare videogiochi in italiano a prezzi molto vantaggiosi. Andiamo innanzitutto ad aprirlo e a vedere che cosa c'è dentro. Ah, tra l'altro questo è il primo video riguardante il canale che registro col Galaxy Tab e quindi sarà in 480p. Allora, dunque, vediamo che cosa c'è dentro. Allora, abbiamo una foglio di carta bianco e uno sconto per delle foto. Comunque ce ne frega molto poco. Infatti, quello che ci interessa è che dentro c'è Resident Evil 4 Wii Edition. Il retro, se lo vedete, è in inglese. Infatti l'ho ordinato da un sito appunto inglese. Dov'è My Memory? E costava 15 euro più spedizioni che erano 3 o 5 euro, quindi l'ho pagato 16-17 euro nuovo. Come vedete c'è ancora la plastica. E quindi è la versione inglese. Tuttavia, la maggior parte dei giochi europei ha questo diciamo bollino qua, ossia sono 5 in 1, cioè 5 lingue in 1. Quindi inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano nello stesso disco. Nonostante la confezione abbia tutte le scritte in inglese o la lingua che è. Quindi andiamo ad aprirlo. Allora, dentro cosa abbiamo? Il disco. Abbiamo manuale in inglese ovviamente, che è abbastanza bello. È a colori, ci sono tutti i comandi, tante figure. Molto bello. Insomma, è al di sopra della media, diciamo. Poi abbiamo le informazioni sulla sicurezza, di cui non ce ne frega un bel niente. Allora, rimettiamo a posto e dicevo, comprare i giochi a un prezzo conveniente. Allora, come sapete tutti, se siete mai entrati in un negozio di videogiochi, in Italia i videogiochi costano almeno 40 euro nuovi di solito, se non sono proprio dei giochi di cacca. E mentre spesso negli altri posti, negli altri stati, costano molto meno, quindi conviene farseli spedire
da siti internet. Ci ha messo, dunque, ci ha messo quasi 20 giorni ad arrivare il gioco, però quindi non è consigliato se avete molta fretta di giocare, diciamo. Però io direi che per comprare dei giochi, se non avete fretta, non preoccupate, insomma, di comprare online. Qua c'è un piccolo, la scatola è un po' rotta. Vedete qui, comunque io non ho scelto la spedizione col corriere che costa un pochino di più e i siti che vi consiglio sono soprattutto quelli inglesi, che sono convenienti, e vi consiglio un sito gamestracker.com che vi consente di cercare un titolo per qualsiasi console e trovare il prezzo più basso, nuovo o usato. Poi vi darà il link del sito dov'è e potrete cercare se spediscono anche in Italia tutti i prezzi, eccetera, eccetera. E comunque vi metto il link sotto nella descrizione. Quindi per questo unboxing è tutto e volevo solo darvi questi piccoli consigli. Al prossimo video. Ciao ciao. Ragazzi, allora ho cambiato idea, quindi ho deciso che vi farò un breve primo gameplay di Resident Evil. Allora, ecco qua. Allora, c'è la selezione della lingua e come vedete ci sono inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano. Quindi la memoria, vabbè. Quindi non preoccupatevi della lingua. Come vedete, menu in italiano. Come vedete, dicevo, menu tutto in italiano. Carichiamo una nuova partita. Difficoltà normale. I testi sono sottotitolati in italiano e i dialoghi sono in inglese, ma questo è anche nella versione italiana, che è la stessa di questa.
Allora, finalmente vediamo un po' di gameplay. Allora, si spara con... si mira con B e si spara con A. E tutto con il puntatore, ovviamente. E non si può usare il Wii Motion Plus, se vabbè, la Wii Zapper, perché serve anche il pulsante A, che sulla Wii Zapper è difficilmente accessibile. Quindi sotto abbiamo i proiettili e andiamo un po' avanti. Cerchiamo di capire un po' come funzionano i tasti. Allora, con C estraiamo il coltello.